del capofitto, della malinconia. Coi raggi degli occhi rosi schiarei le notti sino fossi appannato come il sole. C'è bisogno io da bevolare con il mio splendore il rembo dimagrato della terra. Passerò. Trascinando il mio enorme amore, in quale notte delirante malaticcia, da quale bulia fui concepito, così grande e così inutile. Spegne il lume, nuovamente me forza a rianimarlo, anche se certo morrà di nuovo prima del mio tempo di insonnia. Il sonno mio, pur io dormiente, non è sonno, e continuo un pensiero ostinato, e gli occhi miei si chiudono solo a guardarmi dentro. Eppure io vivo, ho l'aspetto, la forma, il respiro degli uomini viventi, il sapere e patire sventura e la scienza. Coloro che più sanno più amaramente devono piangere il vero fato. L'albero della scienza non fu mai l'albero della vita. Filosofino, meraviglioso, scienza, conoscenza del mondo, idee sovrane, tutto provai, tutto compresi e tutto abbracciai col mio genio. A nulla valse, vano fu tutto. Ho aiutato gli uomini e qualcuno perfino mi aiutò. A nulla è valso, bene, male, passioni, energia, vita, di che son fatti gli altri, sono per me una pioggia sulla sabbia dopo quella mia ora innominabile. Non conosco terrore, non sento la dannazione di poter provare paura al naturale. Un movimento del cuore che batte di speranza, desiderio d'amore nascosto per un essere terreno. Ora al mio compito. Pochissimi anni dopo, questo è del 79, un anno e mezzo dopo circa, il sindaco di Bologna prende una decisione, vuole organizzare una serie di eventi di grande livello per celebrare degnamente il primo anniversario della strage della stazione di Bologna e decide di chiamare bene per fargli fare un reading di brani di Dante Alighieri. Il percorso che porta a questa cosa, la cosa andrà in porto, ma il percorso sarà molto incidentato perché per motivi politici, purtroppo, perché una grossa fetta del Consiglio Comunale di Bologna si opponeva dicendo che era una pagliacciata far venire bene a fare questa cosa in un contesto del genere. Bene rispose dicendo: c'è chi mi contesta, è un provinciale e tanti provinciali li mette nel girone della merda, nell'inferno. Comunque sì, alla fine, tra spinte, cose eccetera, la cosa va in porto e quindi arriviamo ad una data che anche questa molto importante, molto fondamentale per la carriera di Bene, 31 luglio dell'81.
quella sera bene si arrampica sulla Torre degli Asinelli di Bologna. Sotto a lui ci sono più di 200.000 persone stipate nelle vie di Bologna, Piazza Maggiore, nelle vie intorno. E inizia questa lettura. E di questo ho fatto un audiobook e anche un DVD. Questa è la prima lettura d'Antis che fa nella sua carriera, poi ne farà anche altre. E però appunto il prodotto che ne viene fuori, il prodotto artistico, è di fattura squisita, cioè un qualcosa che riesce ad arrivare nelle corde più profonde dell'animo di noi poveri mortali, solleticandole e portandoci a livelli un po' più alti. Siccome è così importante questa parentesi dell'Homus Peniano, vi faremo ascoltare una cosa di questa lettura d'Antis di Bologna dell'81. È il 26esimo canto dell'inferno, è l'incontro con Ulisse. E prego, e forse magari poi ne parleremo anche facendo un paragone con altre letture d'Antis. Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi. Non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento a fatica, indi la cima, qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe e sottrasse in me più d'un anno là, presso a Gaeta, prima che siene all'anno masse, né dolcezza di figlio né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani, e del valore.